Giuseppina non si fa quello su lei, solamente chi ci crede può tenersela vicina. Giuseppina, io ho qualcosa che gli altri non hanno, io so qualcosa che gli altri non sanno, la tengo stretta nella mia mano e se la schiudo levo la lontana. Cosa succede? Ma è possibile, guarda che roba! Scommetto che è stato Cioppi. Sai, qualche volta mi domando se è tutto normale quel ragazzo. Non preoccuparti, Maria, sono tutti così. Ma mamma, non ti pare che diventi un po' seria la faccenda? Ah, voglio proprio divertirmi. Ale! Mandarmi a scuola anche tu? Allora tieni questo. Eh? Volevi mandarmi a scuola? Ecco ti servito, non andrò mai più a scuola. Ah. E tu cos'hai da strillare, brutto uccellaccio? Tutti vogliono mandarmi a scuola, ma saranno puniti, tutti. Io voglio giocare, avete capito? Voglio giocare, non voglio andare a scuola. Ecco. Voglio giocare. Dimenticatevelo, mi credete tutti pazzo? Ebbene no! Abbasso la scuola! Cioppi! Ah, nessuno potrà entrare qui dentro. Questo è il mio bagno. Lo so cosa vogliono dirmi. Cioppi, vai a scuola! Malena, adesso...
Adesso possiamo giocare. Adesso nessuno può dirmi: Cioppi, sbrigati, comincia la scuola. Siamo solo noi due, Giuseppina, tu e io. Sei contenta? Ma perché sei così irascibile oggi, eh? Vedi, Giuseppina, noi stiamo tanto bene assieme e siamo felici. A me non piace andare a scuola. Sempre fermi seduti e non mi interessano i compagni di scuola. Ma cosa dici, Cioppi? Non mi piace studiare, mi diverto di più a giocare con te tutto il giorno senza che nessuno ci disturbi. Ehi, Giuseppina, cresci! Cresci, Giuseppina! Ah, Giuseppina, adesso sei troppo grande, non ci stiamo più in due. Ah, Cioppi, la sala da bagno è diventata troppo piccola per me. Fatti un po' più piccola, altrimenti non possiamo giocare assieme. Va bene, Cioppi. Va bene così? Non saprei. Sì, forse. Sì, così va bene. Guarda, Giuseppina, che bello! Oh? Che succede? L'acqua continua a salire, allagheremo la casa. Telefona alla centrale dell'acqua. Oh, non scherzare, Giuseppina, ti prego. Aiuto. Morire affogato, sai, Giuseppina? No, dai, Cioppi, cosa dici? Ah! Ma che cosa è stato? Non devi avere paura, Cioppi. È così che controllo la respirazione, no? Sì, è vero. La nonna mi ha spiegato perché le balene soffiano dell'acqua. Sì, ma per dirti la verità, questa non è acqua, è vapore. Cosa? Vapore? Cioppi, non hai detto che non ti piace la scuola? Certo che non mi piace, preferisco giocare con te come facciamo di solito, così non rischiamo che altra gente ci veda. Ma, Giuseppina, dove siamo? Ah, guardala! Giuseppina, ho paura! Io non vedo e non sento niente. Stai tranquillo, è solo un'illusione. Sono dei diavoli, Giuseppina. Giuseppina, dove sei? Avanti, muoviti. Giuseppina! Su, muoviti, non fare no, storie. No, non voglio venire con voi. Sbrigati, il giudice ti sta aspettando. Che cosa volete da me? Avanti, muoviti. Dove mi portate? Silenzio e muoviti. Non voglio venire, lasciatemi andare. Vi prego, lasciatemi andare via. Palla finita. Silenzio nel tribunale, per favore. Grazie. Apriamo la procedura contro Cioppi. Pubblico ministero, legga la querela. Miau!
Ciao. Ai suoi ordini, signore. L'imputato Cioppi è un ragazzo molto maleducato, che non soltanto rimprovera la sorellina, ma addirittura non ascolta neanche la mamma. Fa scherzi stupidi, rovina le bambole della sorella e strapazza i suoi animali di casa. Domandiamo quindi per lui la punizione più severa. Grazie, signore. Grazie, signore. Signore? Avvocato, vuol dire qualche cosa in difesa dell'imputato Cioppi? No, signore, non c'è niente da dire. Il ragazzo è maleducato, questo è chiaro. Punitelo in modo esemplare. Come vuole. Procederemo alla condanna immediatamente. Ehi, aspetti un po', signor giudice. Perché dovrei essere condannato? Che cosa ho fatto di male? Non ho fatto proprio niente di male io. Silenzio, silenzio, per favore. Imputato Cioppi, forse non sai che in questo tribunale non ci si può permettere di parlare senza richiesta. E tutto sommato non ha molta importanza se hai fatto del male o del bene. Voglio dire che il giudice presidente, il pubblico ministero, l'avvocato e tutto il pubblico non ne può più di te. Che ne abbiamo fin sopra i capelli del tuo comportamento. E per questo, imputato Cioppi, vogliamo punirti. E così potrai pentirti. Ma è assurdo, non ha senso. Brutto cattivo, hai già dimenticato forse che non devi parlare senza il permesso? Noi non ne possiamo più della tua prepotenza e del tuo maleducato modo di comportarti. Lo senti il pubblico? No, non ci credo. Pensate soltanto a voi stessi. Che non ha senso questa procedura. Silenzio! Silenzio! Imputato Cioppi, dimmi un po', ti piace la scuola? No, non mi piace. E allora perché tutti gli altri bambini la frequentano? Ma io non lo so. Forse sono obbligati. No, non è vero, non vuoi proprio capire, Cioppi, e per questo maltrattavi gli altri. Ti ricordi, Cioppi, vero? Lo ricordi, vero? I tuoi poveri animaletti? Non lo farò più, vi prego. Ora mi piace la scuola, lo giuro. Gli piace la scuola. Gli piace la scuola. Gli piace la scuola. Sarei proprio contenta che ti piacesse la scuola, ma non c'è bisogno di raccontar bugie. Nonna, sei tu? No, nonna, ma che ti prende per tua norma regola? Io sono il giudice, non tua nonna, hai capito? Ma veramente sono sicuro di aver sentito, di aver visto. Cioppi! Oh? No, non stai sognando, sono proprio io. E ti dico che a scuola bisogna andarci per imparare adesso quello che domani, quando sarai più grande, metterai in pratica. O vuoi rimanere un povero ignorante tutta la vita? Ah, sono io, quello che sta parlando. Imputato Cioppi, sei impazzito? Visto che non ragioni, non hai il permesso di parlare. Questa seduta del tribunale è aggiornata. La corte si ritira. Tutti a casa. Vieni qua, vogliamo darti una lezioncina, amico. No, vi prego, io non volevo.
Senti un po', Cioppi, si sta bene così? Ti senti comodo? Basta, per favore! Che cosa volete da me? Voglio evitarti la scuola, ecco quello che farò, hai capito? Avanti, portatelo via! No! Lasciatemi! Lasciatemi, vi prego! Avanti, via, portatelo via! Mi dispiace, avevo qualche cosa da fare. Oh, Giuseppina, sei arrivata troppo tardi, oramai. Cioppi! 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 Mamma! 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 Ma tu riesci a capirlo, questo bambino, mamma? È un discolaccio, sarà per via della scuola. Non capisco. Mamma! Cioppi, Cioppi, a me non la dai ad intendere. Io e te la conosciamo bene la storia, vero? Che stupido, svenire nel bagno. È la punizione del cielo perché mi hai buttato la bambola in un angolo. Che cosa hai detto? È impossibile quel Cioppi. Non è mai stato così prima. Non ce la faccio proprio più a sopportarlo. Cioppi! Puoi entrare. Cioppi, sono veramente scontento di te. E sai perché ti ho fatto chiamare, vero? Sì. Alza la testa. Ti ho detto di alzare la testa, mi hai sentito? Sì, papà. Cioppi. Prego, scusami, mi spiace, non lo farò mai più. Per punizione non avrai nessun dolce oggi, hai capito? Nessun dolce avrai. Cinzia, niente dolce per Cioppi oggi? Sì, signora. No, Cinzia, Cioppi non merita il dolce oggi. Ma come? Cioppi sa il perché. Ma il budino di oggi è il suo dolce preferito. Oggi non ne ha bisogno. Niente dolce per Cioppi. Sempre la solita. Su, non prendatela, Cioppi, prendene un po' del mio. Mamma, per favore. Va bene. Allora, Cioppi, ti racconterò una bella storia sulle balene più tardi, sei d'accordo? Davvero, nonna? Sì, Cioppi, mi hanno detto che si imparano molte storie sulle balene a scuola, sai? Dopo, se vuoi, ti racconterò la mia.
È proprio vero che sentirò delle storie sulle balene a scuola? Mm-hmm, ma certo, tutte le storie che ti ho già raccontato. La balena di Pinocchio, la balena del profeta John. Io le ho tutte imparate a scuola, non è meraviglioso? Veramente? Certo, tutte, come vedi, la scuola non è poi un posto così brutto. Forse, ma sai, io non conosco nessuno. Ti farai degli amici molto presto, vedrai. Mamma, vado io a scuola per lui. Vedi che la scuola non è poi così terribile. Non ti pare, Choppy? Dai, andrà tutto bene, vedrai. Sì, forse hai ragione. Mi piacerebbe tanto poterci tornare anch'io. Perché vuoi tornare a scuola, Giuseppina? Ci sono andata solo una volta e non ho imparato niente. Vuoi tornare a scuola? Una scuola di balene? E com'era? Non era male, tutto sommato. Mi pare che tu abbia sonno. Spero che domani sarà una bella giornata. Yeah.